C'è qualcuno che ha visto qualche film italiano qui? E quale? E se gli è piaciuto? La mossa del giaguaro. E ti è piaciuto? Sì, molto. Mi è piaciuto notevolmente il Piotta, che ha una presenza scenica talmente imbarazzante che si limita proprio ad alcune apparizioni, non ha nemmeno, si vede il coraggio di mostrarsi. Però ha delle riprese certe di Buzzanca, certe cose. Poi ultimamente, vabbè, Midley. Midley, no, che... Stronco in toto, un film amatoriale neanche fatto bene per essere amatoriale. Nel senso che vai nei festival, ne trovi mille, ne trovi centinaia. Scusa, tu come l'hai trovato? Tu come l'hai trovato? Una tromata. Ma dai, i film della tromata sono belli. Vabbè, ho capito, però scusami, se ti fa schifo, vuol dire, cioè, è l'obiettivo. No, è un vero film. Vuole raccontarti la come fa la critica sociale della scuola dei professori. I professori che... Ma io, a parte, non ho ancora detto che è bello, brutto, non ho ancora espresso il giudizio, indice. Secondo te com'è? Eh? Ma è difficile, io, cioè, a me è chiaro, mi ha dato un po' fastidio perché a parte l'ho visto in una sala di Belle Nuove, 32 posti, che se lo guardavo nel mio salotto era meglio. Ma ci raccontate un po' una storia, sì, di Midley. Ma la storia è... Ma è lo scandalo, c'è fatto anche un film così, comunque da fruizione. Vabbè, ma comunque varietà, è comunque varietà. Un video, ma com'è la storia? È distribuito in... La storia non c'è, sono, diciamo, ripetuti ammazzamenti da parte degli alunni, questi professori... Sono sempre visti, diciamo, in un modo più o meno sadico. E niente, con un finale non c'è una trama. No, non c'è. L'unica cosa simpatica. Una posizione di omicidi, più o meno. È un collage. Sì, una, sì, c'è una trama. C'ha due o tre soluzioni carine, però. Tipo. No, due o tre soluzioni, cioè, quello è alcune... L'ho trovato molto trendy, volutamente trendy, uno stile molto... Beh, sì, dai, ti ripeto, quello è un film che se tu vedi al Festival del Cinema Trash ti poteva piaciucchiare, sì, ma esatto, se vedi esatto. In una sala cinematografica... Quel contesto va bene. Vogliamo parlare del cortometraggio. Beh, Alice è bellissimo. Ma bellissimo, oh, dai, dai! È il nuovo Nanni Moretti, dai, fa le stesse vero, cose. Non è vero, ragazzi, un cinema sta parlando da un quarto d'ora di medley. Ma ce l'hanno visto in 10 al mondo. Sì, ma è cioè, parla il cinema italiano per le carità. Gli americani fanno il gladiatore e noi facciamo medley. Perché i registi vogliono fare tutto, regia, sceneggiatura, fotografia. Perché pensano di essere tutti geni. Pensano di essere tutti geni quando ce n'è uno su un milione e non sanno fare autocritica, del dire io sono un regista, non posso scrivere, io sono uno sceneggiatore, gli sceneggiatori ci sono, ma trovo un regista che decide di dirigere un film che non è scritto da lui. Ma se vuoi anche valorizzare un personaggio televisivo, cioè come può essere un Ceccherino, un Panariello, che poi giustamente vanno in televisione e anche hanno un discreto successo. Ma possibile che uno esca da una televisione e sappia fare il regista, lo sceneggiatore, l'altro? Ma lo stesso lo dico, Panariello stesso lo diceva, Panariello stesso ti prendo... detto, ma se io sono prodotto e ti prendo e ti dico te sei un bravo cabarettista, questo è il tuo sceneggiatore, questo è il tuo regista, mi fai il film. Cioè Totò non si è mai permesso, magari dopo 500 film avrà saputo fare anche la regia, ma non c'è mandato. Un altro grave errore è che si sta troppo poco sulla sceneggiatura e si spendono tutti i soldi. Quando la sceneggiatura è stata scritta magari in 3 stesure invece che 20, e a quel punto quello che è fatto, ha distrutto tutto, è venuto uno, se il film è venuto bello è un miracolo, se è venuto uno schifo si sono persi i soldi. Mentre gli americani che fanno? Gli americani spendono i soldi prima per la sceneggiatura, fanno 3 milioni di stesure, magari sbagliano, ci mettono le mani troppe persone, però tutti i costi comunque... Molti costi di mezzi per forza con gli americani. Vabbè, anche quello è un'industria. Non vedo ultimamente dalla Francia che abbiamo visto. C'è Kassovitz, Asterix e Obelix. Cianto di Cappello, ma per favore, ma tante appella a Asterix e Obelix. Un regista professionista, Claude Zidi, che ha tipo 70 anni. Sì, con degli effetti speciali che... Tratto da un fumetto popolare comunque che è conosciuto in tutto il mondo. Con degli attori internazionali hanno fatto un film che ha incassato in tutto il mondo. Ma allora va bene, abbiamo cavolo inverso, cioè voglio dire... Vogliamo parlare di cavolo inverso, che pure è incassato. Ma non è un bel film, cioè è un film, per carità. Allora un film è bello solo perché è nuovo? Ma è un film, non lo so, potrebbe essere stato fatto tipo Anonimo Veneziano, non lo so, capito? Un film degli anni 70, tra l'altro pure c'è cioè, posticcio, si vede tutto costruito.
voglio dire. I film americani invece sono reali, proprio c'è un'atmosfera vera, perché mi serve l'adattamento da Roma degli anni 50, proprio con le suore in ogni scena che scendevano le scale, i fiorellini tutti precisi, anche gli americani fanno grosse pecionate. Ma non sono cose finte, cioè quanti sono i film americani dove c'è un'ambientazione realistica? Dai, nel film americano c'è. È proprio l'atmosfera da film. Anche se è americano, comunque, anche se ti vedi un blockbuster, magari ti diverti, diciamo, ti vedi gli effetti speciali. Vabbè, io mi sono divertita a vedere Panetto di Prani, mi è piaciuto molto, anche se non era reale. Allora, io mi sono divertita a vedere Panetto di Prani, ma mi spiegate perché bisogna spendere gli stessi soldi per vedere Panetto di Prani e gli stessi e per vedere Il Gladiatore? Il Gladiatore è un prodotto assolutamente superiore. Questo non è vero. No, perché l'idea può essere un'idea grandiosa, va benissimo. L'idea grandiosa ci potrà essere nel film americano o nel film italiano, ma il prodotto, quello che viene reso sulla scena, è assolutamente superiore. Io voglio dire, posso andare in un grande albergo e posso andare anche in una pensioncina. Mi potrà anche piacere la pensioncina di più perché mi raccomando. Ma è la pensioncina che sarà bellissima. Io spendo di meno che nel grandissimo. Ma non fa la qualità del prodotto. Ma la qualità la trovi anche nella piccola pensione. Io posso avere. Che forse uno dei film migliori della stagione. Vogliamo dire che il cinema americano è basato sul modo di rappresentare il cinema italiano, è basato sulle storie? Cioè, non è detto che se la storia funziona, il cinema italiano. Film no, italiano ma anche in il film americano se la storia non funziona. No. Ma dai, ci sono dei film con gli effettoni speciali meravigliosi che li vai a vedere comunque delle storie esilissime. Un po' male quando si dicono questo, perché io non posso credere, cioè non posso credere che in tutta Italia non ci sia un ragazzo, una persona che non ci abbia una buona storia nel cassetto ma non lo caga nessuno. Anche la cultura dell'autoproduzione, quella di un Sam Raimi, di un Rodriguez in Italia. Raimi era 20 anni fa. Prima facevamo dei film che come qualità erano equivalenti al Gladiatore, tipo che ne so, Senso, Il Gatto Pardo, Caviglia, c'era Senso, Leone, ma no, che Il Gatto Pardo è degli anni 50, no, vabbè 40 anni fa, perché c'erano registi validissimi, attori validissimi, sì. Sceneggiatori validissimi, pure la qualità dell'immagine era superiore, pure la tecnica, quindi che poi dopo tutti questi film non lo fai finire, non si farà mai, non basta mai nessuna parte. Tutti questi film sono stati poi ripresi dagli americani, cioè molte scene che noi veniamo nel loro Colossal sono state riprese da film che abbiamo fatto noi negli anni 50, allora, 40. Perché non si fanno più cose così? Ecco, come diceva lui, noi ci siamo fermati. Perché? Il cinema oggi chi è che? Da chi viene finanziato? In Italia. Il cinema viene finanziato dallo Stato. Anche i film che voi andate a vedere di Cecchi Gori sono tutti quanti finanziati dallo Stato, certo, anche quelli. Ma questo è ovvio. Questo è ovvio, cioè Cecchi Gori viene finanziato dallo Stato, la Medusa viene finanziata dallo Stato. E questo è chiaro. Io non lo so. Gli sconti veniva finanziato dal botteghino, perché una volta si faceva il film per andare al cinema, tu pagavi e il produttore prendeva i soldi. Il produttore faceva 5 film. Faceva 5 film di cassetta e ne faceva uno d'autore, perché questo era il rapporto. Allora diciamo questo, i film in Italia sono finanziati dallo Stato. Quindi se c'è una colpa grave, questa va cercata nello Stato. Secondo, c'è un'altra cosa che lui ha detto, che è fondamentale, e cioè la televisione. Allora, pensate a questo meccanismo. Se io ho un film e voglio che questo film passi anche in televisione, la prima cosa che mi chiedono è un film non vietato ai 14 anni. E questo è chiaro, perché? Perché un film vietato ai 18 anni, la televisione non me lo compra. Ti sto parlando, ad esempio, di un film di cui sono stato testimone in qualche modo. Era un film in cui si parlava di suicidio di bambini. Ed era una storia bellissima. Questa storia è stata massacrata, tagliata. Il film si chiamava Blu Elettrico ed è un film che è stato recitato da Claudia Cardinale. Un film di cui io ho letto la sceneggiatura originale ed è una sceneggiatura valida, con i controcoglioni. Questa sceneggiatura è stata tagliata, massacrata. È stato messo un finale di tipo a pecetta, d'accordo? Ed è stato passato in Rai. La regista, persona che io stimo moltissimo, a un certo punto si è trovata di fronte alla scelta: che cosa faccio? Faccio un film in cui io credo o faccio un film che me lo fanno fare? Non so se è stata modificata la legge, però fino a poco tempo fa, non so se è ancora valida questa cosa, i soldi ricevuti per i diritti d'antenna non dovevano essere restituiti. I film dei preacquisti praticamente delle televisioni, mentre il produttore deve restituire i soldi avuti dallo Stato con gli incassi al botteghino. Per cui faceva comodo a tutti i produttori
non uscire al cinema, comunque uscire 2-3 giorni, poi il film incassava poco, il film veniva tolto e loro non dovevano restituire niente, primo. Secondo poi, come diceva lui, la cultura. Però se tu proponi qualcosa che è cultura di tutti, però non rispecchia quei canoni che andavano bene 40 anni fa, sei fuori politicamente. Il problema è che c'è una mentalità del cinema che è contenutistica. E allora i film che si producono in Italia sono... Scusa un attimo, se la gente va al cinema e va a vedere Il Gladiatore, La Mummia, Episode One, Mission to Mars, questi film americani fatti con grossi mezzi, con grossi nomi, con grossi registi, il prodotto patinato americano che incassa, il prodotto italiano non incassa. Come mai? Sono piccoli film. Sono film che puntano tutto sul contenuto a scapito della forma. Sono quindi, esatto. Sono perché prevale la voglia di lanciare un messaggio. Secondo me neanche tanto un contenuto. Il messaggio sociale è proprio vecchio, arcaico e non è attuale. Questo è il fatto. I contenuti non ci sono, non sono più. Non ci sono, ma i registi pensano di averli, capito? Esatto, che hanno veramente qualcosa da dire. Spesso è un parlarsi addosso, un parlare del proprio ombelico. In una stagione in cui sono uscito un sacco di bei film italiani. Noi ci lamentiamo della qualità, però chiediamoci quali sono i film italiani che incassano. Benissimo. Pane, sapete, panettoni pane, ma al De Giovane Giacomo avranno incassato 10 volte di più. Sì. Però è televisione, non è cinema, è carino. Ho capito, ma quale cinema, dai, cazzo? Ma lo sketch, è cabaret. Ma quanto c'è il cinema, De Giovane e Giacomo? Non è cinema, è televisione. Ma no, allora non facciamo lo sketch. Ma porco Giovane e Giacomo, scusa, perché sono televisione? Ma non c'è perché sono sketch e cabaret. Ma Don Giovanni e Giacomo hanno fatto ordine. Ma hanno fatto piccoli sketch. Non è televisione? Non ti sto dicendo che non è carino, ti sto dicendo che per me quello non è carino. Ma non dici carino, dai. Non dici carino. È carino, ma non è a me dà fastidio ma che sempre ci sarà sempre comunque c'è il cinema popolare, il cinema per le grandi masse, il cinema ma comico. Cosa vuol dire se un cinema è popolare? Negli anni 70 noi siamo un paese di quitti che veniamo dalla comunità dell'arte, se quindi noi i comici ce l'avremo sempre, proprio c'è nel nostro DNA. Ma non è soltanto, ti chiedo scusa, non è soltanto questione di comicità, è un cinema che ci sarà sempre. Io ti prendo per esempio gli anni 70, che è un'epoca che a me piace tantissimo. Te eri libera di vedere Ultimo Tango a Parigi di Bertolucci e Scanza di Atreta arriva Il Dorato di Massaccesi e c'era Margheriti, Gio D'Amato, Lucio Fulci, c'era tutto questo cinema qua, ma c'era anche un altro cinema italiano che era quello di qualità. Così c'era il trash e la qualità. Della critica, per esempio, che definiva Devo Kensic, che definiva Sergio Leone un pataccaro. Quindi noi c'è per 30 anni abbiamo pensato che chi faceva cinema di genere era comunque un pataccaro, una trash, era un paria, era messo ai margini, sì, eccetera. Sì, sì. Questo è cosa ha portato chiaramente al cinema minimalismo, cioè, al falso impegno, festival, al falso impegno. Festival, scusa, prego un attimo, ma scusa un attimo, adesso colpa della critica. Io ho letto le critiche, che dicevano mai non se ne frega di che mangia. Le recensioni sono assolutamente ignorate. Chi è che decide se un film si fa o no? È il produttore. Ma perché c'è questa mentalità becera? No, aspetta un attimo, anche in America lo fanno. Chi è che decide se fare un film o no? Dimmi chi lo decide. Rispondo io. Dai. Io dico che in Italia c'è questa cultura. No, in Italia, in America. Aspetta, c'è la cultura che i registi degli anni pensano che se non si hanno i miliardi di cecchi gora di persone non possono fare film. Allora, i film si possono fare lo stesso, l'autoproduzione. Non c'è una mentalità che a te per fare un film devi fare roba che va. La capagira. Io non riesco a capire il tu cosa dici, lui cosa dice. Il cioè, mio punto di vista è che non servono i miliardi di Berlusconi per fare il cinema. Quindi tu apprezzi chi rischia sulle sue idee. Ma quello è il cinema, certo, il cinema è rischiare, è coraggio. Sì, però scusate un attimo, allora noi abbiamo un esempio recente di autoproduzione, l'abbiamo detto prima. Alessandro Piva si è venduto l'Avid per fare la Capagira. La Capagira ha incassato bene, gli ha riportato i soldi che aveva speso, ha incassato 600 milioni.
Allora, l'autoproduzione ti permette di fare un film come La Capagira, che è bello. Un film come ma, non ti permette, ma non ti permette di competere contro il gladiatore. Bravo, hai detto ma grazie, un film ma bello. Ce dopo, ma hai ce detto dopo. Un film bello, bravo. Ma se fossero usciti bello, quest'anno 10 film belli come La Capagira, ma tutti piccoli. E cosa succedeva? Ma quello è il modo in cui inizia, in cui un regista si forma. Posso dire una cosa, scusa Gabriele, se un produttore investe i soldi che investono, che può investire un produttore americano in un film, se un produttore italiano investe gli stessi soldi che sono stati investiti per il gladiatore, no, uno ce li ha, ok, uno, metti che ce li ho. Io non ho, per fare un film italiano intendo, non ho lo stesso ritorno, perché il film italiano lo vendi solo in Italia, perché per portarlo in America, scusa, questa è questione di proprio di soldi, sto parlando a livello di sono produttore, ho i soldi e li voglio investire, io non investo in un film, in un prodotto che posso mentalità conteodistica, no? Te lo spiego, la mentalità conteodista è quella che privilegia il contenuto sulla forma e quindi un regista pensa che per fare un grande film non sia importante l'aspetto formale, la regia, il montaggio, la musica, no, pensa che sia più importante lanciare il messaggino. E quindi abbiamo il cinema demagogico, il cinema contenutistico, il cinema... Per la forma servono i mezzi. Arrivare la forma, comunque gli americani sono forti perché parlano di storie in cui si riconoscono tutti, gli italiani no. E quelle le scrivi anche senza soldi. In Italia sì, come? Ma non è vero, non conoscono il gladiatore, scusa. Il personaggio del film americano è un personaggio al quale tutti vorresti in qualche modo identificare. Il personaggio del film italiano è uno sfigato, non va bene. Non so come lui, meno male che è diverso da me. A me queste storie non capitano. Le relazioni, ad esempio, film di relazioni non è uno sfigato, è uno che... Infatti funziona. Funzionava. Il film non è incassato. Beh, si vede che non funzionava. Avete visto i protagonisti di Altman? Avete visto come funzionava il meccanismo per trovare il film bello? Ci mettiamo Julia Roberts, ci mettiamo quell'altro, poi facciamo il film col finale. No, il finale non quello brutto che finisce male, facciamo quello che finisce bene. Ma in Italia non esiste un ragionamento del genere. Quello è fatto esattamente per incassare, perché la gente vuole vedere quel film, perché così comunque alla fine fai soldi. Aspetta, quello fa i soldi, però, quello fa sì, cassetta. In Italia facciamo i film degli autori. Aspetta. Stai parlando comunque del facciamo il film. Poi ci sono loro, vabbè, sono film di tutti i generi, di tutti i livelli e tutto quanto. In Italia, quali generi ci sono? In Italia facciamo solo film di contenuto, facciamo film dell'autore. Di finto contenuto. Esatto. Che è l'autore, però allora per questo motivo li finanzia lo Stato probabilmente, sì, perché ci trova una parte artistica. Sì, anche i grossi film sono sempre finanziati dallo Stato, in forma diversa, ma tutti i film sono finanziati dallo Stato. Sì, ma sono film di interesse culturale nazionale, mai, sì, mai verrà in mente allo Stato di finanziare un film che è più aspettato. Ma no, non è vero. Si privilegia la cultura, l'aspetto contenutistico. Il fantasma dell'opera di Dario Argento era un film di interesse culturale nazionale. Dario Argento è un grande, ma è la persona che vuole parlare. Leonardo Pieraccioni, regista dei padroni. Vorrei parlare io, scusate. Niente. Silenzio. È finito la batteria. Batteria. Allora, io non riesco a capire, noi andiamo al cinema, io non ho ancora sentito parlare nessuno di un film che ha visto quest'anno. Io ne ho visti due film italiani che mi sono piaciuti, che sono Pane e Tulipani e Preferisco il rumore del mare. Ma alla fine è sempre il solito cinema italiano. Anche se sono dei film, si ricade sempre sui stessi difetti, sui stessi vizi. Non c'è cambiamento, non c'è evoluzione. Sai già cosa ti aspetta quando vai a vedere. Vorrei andare oltre il titolo. Ho visto questi due film, i titoli ve li ho detti. Vorrei dire qualcos'altro senza essere insultato, possibilmente. È una cosa insostenibile stasera. Io ho visto questi due film che mi sono piaciuti. Vorrei sapere perché non vi sono piaciuti e non mi interessa niente sapere se sono di sinistra, se non sono di sinistra, se la forma, il contenuto, chi ha pagato, chi non ha pagato. Sono state due storie che a me hanno, mentre vedevo il film, mi sono piaciute, mi hanno coinvolto e mi hanno dato qualcosa. Sicuramente di più di un sacco di film inutili americani che comunque continuiamo ad andare a vedere. È inutile il paragone tra un film italiano e Il Gladiatore, si sta parlando di qualcosa di diverso. Il film di Carlo Paesti a me è piaciuto, mi piace come regista, ha fatto anche l'attore e secondo me non è stato neanche un cattivo attore. Ma chi
Si sarà... Che ha fatto altro, che fa due Moretti, cioè che fa, allora scimmiotta Moretti, che lo prende. Ma non mi frega niente di fare il discorso sul cinema italiano, faccio l'attore e il regista. Lui ha deciso di assegnarsi una parte e è riuscito a recitarla bene. Non l'ho visto, non l'ho visto, che secondo me è uguale a la parola Moretti. Ma non l'hai visto, non è vero, non l'hai visto, perché sempre sono due film da sempre. Ma non per niente, so già cos'è, perché ho visto 2000 film italiani. Io ho visto tutti i film italiani di allora, anch'io ho visto Pane e Tulipani, anch'io ho visto Pane e Tulipani. Va bene, so già cosa. Taglia. No, non lo puoi sapere. Allora, posso parlare di Pane e Tulipani, che a me è piaciuto moltissimo. Ma lo parlo io, allora io. E infatti, allora, a tutti è piaciuto. Perché a tutti è piaciuto? Un buon prodotto. Era una bella storia, era poetica. L'attrice, che non mi ricordo come si chiama, era bravissima e nessuno la conosceva. Ok, c'era la sorpresa. Non mi interessa, sto parlando di questo piccolo caso isolato, questo piccolo gioiello di cinema italiano che ci permette di incassare... Vabbè, per dire che... C'erano dei bravissimi attori che quindi sapevano interpretare una buona sceneggiatura, perché in fondo la storia non è che fosse granché articolata, però era ben recitata. Quindi per questo l'ho trovato bello. Poi tornando al discorso che il cinema italiano riprende sempre, diciamo, temi sociali, è vero, però ho visto Garage Olimpo, il tema era molto forte, il tema dei desaparecido, e insomma non è solo una questione italiana, perché quello era un esempio di una storia veramente accaduta a quel regista Marco Becchi, italo-argentino. Vabbè, comunque italiano. Parla dell'argentino. No, parla di uno italiano che viveva in Argentina ed è stato rapito, ok? Infatti Bertolucci è un regista ormai internazionale, che non è che parla della nostra cultura. Comunque vorrei sapere, riguardo a Soldini, visto che non l'ho visto, allora, qual è la novità di questo film? Cioè, dov'è l'evoluzione del nostro film? Ma che è la novità? Quello che è non è bello se è nuovo. Vogliamo restare ancora al neorealismo o ancora al minimalismo? Ma non è neorealismo, ma che dici? Ma non l'hai visto? Parla di uno che piglia, scappa e va a Venezia e trova lavoro da un fioraio, e questo è neorealismo, la storia più strappata del mondo. American Beauty è una novità, la coppia in crisi, lui impotente. Che è una cosa nuova quella, abbiamo visto 30 anni fa. Posso, sono d'accordissimo con tutto quello che è stato detto, insomma, condivido pienamente tutto quello che è stato detto. Sicuramente ci sono una serie di concause, è vero che ci sono problemi di produzione, il produttore non vuole rischiare più di tanto, preferisce fare piccoli incassi ma sicuri. Però sicuramente c'è anche un problema di mentalità dello spettatore, sia italiano sia all'estero. Lo spettatore italiano si aspetta sempre determinate cose dal cinema italiano e quindi preferisce a volte andare a vedere il film americano, perché sa che gli americani certe cose le fanno meglio, le fanno in modo più divertente. E quindi quando nelle rarissime occasioni il produttore italiano porta i soldi in Italia, porta però anche la star americana. Nel Sommergibile lo spettatore italiano non ci vuole Massimo Ghini, ma ci vede maggiormente Harvey Keitel o la star e così via. Lo stesso in America. In America non vogliono il cinema italiano diverso da quello che già c'è. Bisognerebbe tornare agli anni 70, in cui i registi italiani si firmavano con lo pseudonimo americano. Questo risolverebbe tutto. È anche vero che comunque in Italia mancano gli attori, cioè, voglio dire, veramente un Massimo Ghini che parti può fare, a parte il borghese, voglio dire... Lo vedi un attore italiano intrasommergibile? Oh, spara il siluro, cioè, oppure con accento toscano. Ma no, non puoi immedesimarti in un eroe che parla con accento dialettale. Ah, no, al limite potresti pure fare alcuni che parlano così, ma non pensi che questo dipenda da un pregiudizio? Anche in italiano corretto. Film tipo La Grande Guerra, oppure Italiani, sì, brava, ecco, gente. Quello è bellissimo. Perché c'era qualcosa da raccontare. Sì, adesso si vede che non sono più storie da raccontare. Scusatemi, allora io voglio dire che sono tu hai parlato di una bella storia da raccontare. Io ho visto un film italiano, uno dei tanti film italiani, perché io devo dire, li vado a vedere quasi per principio, perché dico, cavolo, i film si fanno, bisogna andare a vedere, perché se non ci va nessuno, il serpente che si morde la coda non li farà mai nessuno. Prima la musica, poi le parole. Non so, se mi sa che non l'ha visto nessuno quasi. A Bologna non è uscito proprio. Una storia, secondo me, una storia nuova, innovativa, veramente, molto carina, molto originale. Assolutamente non minimalista. Assolutamente. Non l'ha visto nessuno. Come mai? È uscito solo Olimpia. Ma se usciva al moderno, al Warner Village moderno, secondo me incassava molto di più, lo vedeva molta più gente. Io un altro film ne ho visto, poi ho pochissima memoria, non me lo ricordo. Comunque, come te, nessuno mai. Secondo me c'è una cosa che va molto al di là della forma, perché
cioè la leggerezza, la, certe cose, certe vibrazioni, tanti film americani non riescono a coglierle. Per esempio, Come te nessuno mai, secondo me è un film cioè, fatto proprio con un'emozione, con una partecipazione, che i tuoi discorsi sul contenutismo. Sì, capito? Un medicale, cioè Muccino ha voluto raccontare la propria adolescenza, cioè ma ragazzi, le proprie fisime. Che cioè, voglio dire? Allora, cioè, allora scusa, una persona che non ha raccontato il suo embelico e che a te non è piaciuta, Giuseppe Tornatore, ho sospetto che Il pianista sull'oceano non ti sia piaciuto, ma non è umbilicale, allora perché? Perché, perché, non è perché ha fatto il passo più lungo della gamba, cioè, ha voluto fare un film troppo ambizioso, ha voluto emulare Leone, addirittura ha detto ah perché io faccio questo film tipo Leone, ma, cioè, ma come ti permetti tu Tornatore di nominare Leone, cioè, capito? Come ti permetti? Ma allora, ma se invece Tarantino dice io emulo un altro Fulci per esempio. Infatti Fulci era un grande, Tarantino infatti era. No, e invece Leone non era un grande allora. Tornatore non è in grado per quello che è lui di nominare cioè, Leone. Lui non prima di fare il film non ha telefonate, è una tua di Leone. Perché una pura formalità può competere con qualsiasi film di Sergio Leone, con qualsiasi film americano. Assolutamente. Parlo io. E parlo di voi che siete il pubblico italiano e noi che siamo il pubblico italiano. Abbiamo detto che Aldo Giovanni Giacomo è televisivo. L'abbiamo squalificato perché è televisivo. John Belushi, adesso l'ha leccata qui, no? È di Murphy, che i primi John film Belushi erano molto divertenti. Sono stati successi di botteghino perché il pubblico americano, per quanto idiota e di basso profilo culturale, però ammetteva il fatto che ci fossero nuovi comici che iniziassero a fare un film e sul quale poi si potesse investire. Sì, noi squalifichiamo. Non era un regista. No, ma non voglio parlare di chi ha fatto la regia, però di poter dire ok, tu vieni da un mondo televisivo, forse di basso profilo, così ti do la possibilità. Posso investire su di te. Scusami, allora, scusa, posso? Noi aspettiamo dal cinema italiano solo il Moretti, il Calopresti, Mazzacurati, due palle così. E non ammettiamo che ci sia anche il appunto Panariello che ci può provare, o comunque con un regista, diciamo, ok, sono d'accordo con te che non può fare il regista, però dare la possibilità a qualcuno che viene da un mondo ma poi, scusa, di basso profilo. Chi ci prova poi ci riesce, perché Panariello incassa di più di quanto spende. Aldo Giovanni Giacomo è il più grande incasso d'Italia, quindi comunque il fine è commerciale, economico, può essere anche non cinema, può essere anche una cosa non artistica, però non fa niente, in America non fanno tutti i film artistici. Nei film commerciali americani, se permetti, c'è molto più cinema che nei film di Aldo Giovanni Giacomo, perché i film, in America i film commerciali li fa Brian De Palma, li fa Wes Craven, non li fa un Aldo Giovanni Giacomo. Tu sei un grandissimo cultore dei registi, non so per quale motivo, io sono il pubblico e vedo il film di Eddie Murphy probabilmente è allo stesso livello di Aldo Giovanni Giacomo. Magari... Ma no, non è ma che stesso, perché mi fa ridere. Io vado a vederlo, mi fa ridere, questo che vedo. Poi se è girato benissimo, hai dato la possibilità a John Landis di crescere, cioè hai dato la possibilità di lavorare su un film finanziato da qualcuno, da un pubblico, cioè di allenarsi. Anche il Muccino, prima di arrivare a fare Ecco Fatto o Come te nessuno mai, ha fatto i documentari e ha imparato a usare la luce, ha imparato a usare la telecamera. Cioè, da quello che è stato detto mi sembra che qua dentro il cinema italiano più o meno lo andiamo a vedere tutti. Lo critichiamo, quindi presuppongo che tutti hanno visto i film di cui hanno parlato. Grazie. Bene, io vorrei che il messaggio. Presuppongo, sono una persona piena di fiducia nel momento. Qualcuno che so che non ha visto. Va bene, sì, da alcuni commenti è emerso che secondo me ci sono dei pregiudizi in generale, che non tutti sono andati a vedere i film di cui hanno parlato. Io quello che vi dico, andiamole a vedere queste autoproduzioni, andiamo a vedere tutto, andiamo a vedere Mars Attacks, ma andiamo a vedere tutto e non diciamo sempre il solito film italiano. Andiamolo a vedere e diciamo basta, questi italiani ci hanno rotto con questi film due camere e cucine. Cina. Bravi, questi italiani hanno fatto finalmente un bel film. Agli americani gliela diamo una possibilità, perché andiamo a vedere Avviso di chiamata, perché c'è Meg Ryan che c'ha il taglio carino. Io ci vado, però, e dico è una cagata. Sono andata anche a vedere Bianca e gliel'ho data una possibilità. Bianca è il film più brutto che è uscito quest'anno. Era un film brutto. Vabbè, mi è piaciuto. Però secondo me era un brutto film. Diamo anche le colpe.
le scuole di cinema, al centro sperimentale. Insegnano ancora Zavattini e neuralismo. Chi potremmo essere, un paragonarci agli americani, capito? Perché il modello americano è irraggiungibile, noi dobbiamo conquistare il nostro mercato.